appunto la radiazione solare raggiunge la superficie della Terra. Qui quello che vi dicevo prima, sulla sinistra e anche sulla destra vedete due immagini dello stesso concetto. Quando i raggi arrivano dritti, la stessa quantità di radiazione copre una superficie minore. Se i raggi arrivano inclinati, la quantità è quando arrivano dritti la superficie è minore e quindi l'intensità maggiore, quando il raggio arrivano inclinati la superficie colpita è maggiore e l'intensità minore. Questo naturalmente si accoppia, lo abbiamo visto prima, con la curvatura della superficie terrestre, in particolare con la latitudine. Questa è una rappresentazione dell'insolazione in un determinato momento, potete verificare qui che è l'inverno boreale, che qui non arriva nessuna radiazione solare, e vedete che il massimo qui c'è a meno più o meno al tropico del Capricorno, quello sud. Se noi rapportiamo il bilancio di energia ricevuta dal Sole subito dalla superficie della Terra, c'è uno sbilanciamento fra imbalance, che è scritto, tra la radiazione ricevuta tra i due tropici e la radiazione è al di fuori dei tropici. Quindi in realtà è segnato il punto di contatto, in realtà è un po' superiore ai tropici perché è 37 gradi. I tropici sono 23 gradi e 30, ovviamente. Quindi l'eccesso di energia che colpisce la Terra, poi si deve, la Terra nella fascia centrale attorno all'equatore, si deve distribuire a nord e a sud. Qual è la radiazione media sulla superficie della Terra che è conosciuta? Verso i poli, verso i poli 80 watt su metro quadro, quindi una quantità che è più di 10 volte, 15 volte, quasi 20 volte inferiore alla quantità di energia che arriva sulla superficie terrestre sulla superficie dell'atmosfera ortogonalmente ai raggi solari, e di circa 280 watt su metro quadro nelle aree tropicali e nei deserti, che comunque è sempre 1.400 diviso 300, è un quinto, insomma, dell'energia. Da un punto di vista soggettivo, ovviamente è il Sole che si muove attorno alla Terra e non la Terra che si muove attorno al Sole. Noi vediamo il Sole che copre un arco e il Sole ha dall'alto del tramonto una certa altezza che dipende da che cosa? Dall'ora del giorno. La massima altezza viene raggiunta al mezzogiorno solare e poi decresce. Ok, queste cose le abbiamo già detto. Come facciamo a calcolare tutte queste cose? Per calcolare queste cose, in particolare lo sguardo soggettivo che noi abbiamo rispetto al Sole, lo facciamo mettendo sulla superficie della Terra un sistema di orientamento x, y, z, come vedete segnato, in cui la z è ortogonale al piano tangente alla superficie terrestre e la Terra che noi andiamo ad indicare è chiamata destrossa qui, e ha l'y che va da nord verso sud e la x che va da ovest verso est. Questa coordinata si chiama topocentrica perché è centrata, questo sistema di coordinate è centrato sul punto. Potremmo mettere anche un sistema geocentrico centrato sul centro della Terra.
il piano, per come è orientato la nostra terna, X, Y e Z. Per come è orientato tutto quanto, a mezzogiorno il Sole si trova nel piano ZY. In generale possiamo definire un vettore che rappresenta in questa terna la posizione del Sole, il punto che congiunge il centro della terna topocentrica con il centro del Sole, che qui è considerato come un punto. Questo vettore si chiama vettore solare e quindi ha tre componenti, e la sua estensione si può ottenere in funzione della latitudine, che qui è segnata come phi, dell'angolo solare, dell'angolo orario, che è chiamato omega, e della declinazione del Sole. La declinazione del Sole altro non è che l'altezza del Sole sul piano dell'orizzonte. Cioè, noi in realtà facciamo passare un piano tangente alla superficie della Terra, il piano tra questo e il punto, e l'altezza, cioè questa è la declinazione solare. Non vi ricavo questa formula perché, ma semplicemente ve la elenco. L'angolo orario invece è semplice da ottenere, significa l'ora del giorno, ed è pi greco. Abbiamo a che fare sempre con certi, e pi è l'ora solare, non l'ora legale, e diviso 12-1. Beh, la declinazione solare, la declinazione solare è una funzione del giorno e dell'ora. No, cioè la declinazione solare è l'altezza del Sole a mezzogiorno. Ed è una funzione dell'anno. Si vede qui, no? Sono le due. La declinazione solare a mezzogiorno cambia, varia tra le condizioni estreme durante l'anno, ed è assegnata mediante questa formula che tiene conto dei vari moti di cui abbiamo anche parlato prima, la complessità di tutti i moti astronomici. Questa espressione è dovuta a Burks nel 1985 e dipende da K, che è il giorno dell'anno. Possiamo considerare il versore unitario nella direzione dell'asse Z, qui l'ho chiamato ZT 001. Allora, da questa cosa dovreste capire anche subito che i due angoli, l'angolo solare, l'angolo che rappresenta la declinazione solare e la verticale, sono separati da è questo θ s che vedete rappresentato, e in particolare il coseno di θ s è proprio dato dal prodotto scalare dei due vettori, secondo le regole normali della geometria analitica che voi avete sicuramente imparato. Visto come sono fatti i due vettori, e lo vedete qui nella slide precedente, il prodotto scalare è quello che vedete sotto, quindi il coseno di teta con s dell'angolo tra lo zenit e la posizione del Sole in ogni istante è coseno di phi, latitudine, coseno di omega, l'elemento orario, e il coseno di delta, dove delta è la declinazione.
Quindi in ogni istante, per ogni giorno, per ogni ora, per ogni, in ogni posizione, per ogni giorno dell'anno e per ogni ora, voi siete in grado di calcolare qual è l'angolo che viene, che c'è tra il raggio solare e lo zenith. In base al ragionamento che avevamo visto all'inizio, l'intensità della radiazione è diminuita in funzione di che cosa? Esattamente del coseno di quell'angolo che noi abbiamo visto, e quindi dobbiamo correggere la radiazione solare non solo con la correzione astronomica, ma correggendola con l'angolo compreso tra il raggio che mi la direzione del vettore solare e la mia verticale, proiettando quindi l'intensità di radiazione nel modo corretto. Quindi questa è la correzione, la nostra espressione di radiazione è in ogni momento la costante solare per la correzione astronomica per il coseno dell'angolo che viene formato dal raggio solare e dalla verticale. A sua volta l'angolo theta con S dipende dalla declinazione, dal giorno e dall'ora. E quindi anche questa parte l'abbiamo risolta.